una hype della Madonna. Buongiorno signori, buongiorno, allora, stanno succedendo cose strane in questo video? Notate dell'editing? Però, evento Apple, a parte, io qui ho proprietà che scotta. Quindi direi che possiamo cominciare con l'unbox, vedete qua, del secolo. Non è vero, in realtà, so dove arrivo domattina, quindi lo devo andare a recuperare proprio questa scatola. Questa roba non c'è un cazzo dentro, vedete? Era successo per fare scena perché mi piacciono le cose così Apple. Quindi partiamo subito con questo unboxing matto sgravatissimo. Perché questo unboxing è matto sgravatissimo. Quindi andiamo alla clip. Ok ragazzi, emozione unica e... è Natale. Veramente Natale. Sogno di una vita. Senti però, l'odore è buono. Ah, nella scatola abbiamo, vabbè, Design by Apple in California, che è la cosa che mi interessa qua. Cioè, qui c'è la cosa più bella del computer, secondo me. Gli adesivi grigi, gli Apple sticker grigi, che sono veramente su altri pochi modelli. Design by Apple in California, vabbè, solite cose. Guarda, è stranissimo. Ora si dovrebbe accendere da solo, in teoria. Ok, mettiamolo in carica. Cavo Type-C Thunderbolt, ovviamente. Andiamo anche lui. Traduci per noi comuni mortali che non capiamo. USB-C, USB-C. Ragazzi, quindi state per vedere tutte le varie cose. Questo è il Mac Pro M1, ovviamente, del 2020, sì, perché non sono usciti altri MacBook Pro. Guarda come si apre con una mano. Quello sfondo che ho inserito. Due Thunderbolt. Batteria, mi dicono, fantastica. Touch bar, trackpad, che è una roba assurda, veramente. Display bellissimo, tutti i vari dettaglietti. Non c'è da lamentarsi, anche la vento. Sto già installando un po' di app. Sto installando Final Cut. Mi farò ovviamente i 90 giorni per poi cercare di guadagnare 329 euro sulla carta da usare per prenderlo, per acquistarlo. Qui sto già installando, ovviamente voglio provare anche Filmora. Clean My Mac è consigliato da molti. Telegram sto già installando, purtroppo Word, visto che c'è anche Pages, però la scuola mi richiede Word. E Lightroom, se avete qualche app da consigliarmi per il Mac, ditemi subito. Ora non è tempo di speed test, cose, quelle le vedrete in un video a parte. Fra a prova, sfondo ho scelto questo qua, molto particolare. E nella doc vedete cosa ho messo, ma sul Mac poi vi porterò altri video. Quindi per questo video è tutto, unboxing un po' particolare del mio MacBook Pro. Bellino. E ora lo provo, lo testo a modo e poi vi darò nei prossimi video aggiornamenti. Questo video sarà montato appunto da lui con Final Cut che si sta installando finalmente. Desiderio di una vita, grazie Final Cut, ti prego. Ah. Quindi ragazzi, vi chiedo di lasciare un like per questo contenuto un po' particolare e anche per supportare tutte le mie prossime produzioni che sicuramente da oggi saranno molto migliori, perché il canale questo video la spontanea sta montando. Gasatissimo, io sono caldo, ottimo, ciao ragazzi.